tema del suo intervento è quando perdonare è difficile. Beh, spesso perdonare è difficile, non è mai un fatto automatico, è sempre anche un itinerario e anche una scelta. Credo che però convenga sempre, qualche volta lo capiamo con difficoltà, prevale la ferita e anche il senso del... a volte non perdoniamo perché sembra un'ingiustizia perdonare, un tradimento per chi ha subito o noi stessi o altri che hanno subito le offese del male, i colpi del male. Perdono e giustizia vanno insieme. Ecco, però a volte si dice che chi perdona è buonista. Ma io non ho mai creduto al buonismo, il problema vero è essere buoni, e buono è una cosa seria, è una cosa da veri uomini, non è una cosa debole, il buonismo è pigro, l'essere buoni è forte. Un'ultima domanda, quindi il perdono va riscoperto? Senz'altro, tanto più in un momento in cui, mettendo tanto al centro il nostro io, ci dimentichiamo come la forza del perdono è capace di ricostruire quello che il male divide. E siccome non possiamo vivere da soli, il male ci isola e in fondo non perdonare è la condanna a restare chiusi nella prigione anche del nostro odio, del nostro rancore. In una generazione così individualista il perdono è anche la prima via per non perdere il noi, che è indispensabile per ognuno. Vale anche per il mondo di oggi, insomma, così lacerato da tanti punti di vista. A maggior ragione, perché c'è tanta violenza, c'è quindi anche tanto la tentazione di rispondere alla violenza con la violenza, e l'unico modo per sconfiggere il male è quello di non farsi irretire dal male e scegliere sempre la via forte dell'amore. Grazie.